Raffaello ha scritto anche dei sonetti ed è veramente affascinante vedere questi sonetti scritti accanto ai suoi disegni sullo stesso foglio. Da questo punto di vista vorrei anche ricordare una bellissima lettera che Pietro Bembo scrive il 19 aprile 1516 a un amico Bibbiena, di cui Raffaello ha fatto uno splendido ritratto. Bembo ci fa vedere dal vivo come ci fosse questa comunità di amici in cui poeti, pittori erano strettamente legati. E dice, ma guarda, proprio in questo momento arriva Raffaello. Raffaello che vuole avere nuove idee per la stufetta che sta facendo appunto per il Bibbiena. E poi dice, ma guarda, arriva anche Castiglione, il quale dice che quest'estate starà a Roma e così via. Quindi io credo che questo sia un esempio bellissimo di un momento veramente magico in cui nella Roma di Leone X, come vediamo, c'è questo forte legame di amicizia, di collaborazione appunto fra letterati e artisti. E Raffaello è assolutamente al centro di questo ambiente. Il rapporto tra il ritratto e la poesia è un rapporto molto antico e in particolare proprio tra 4 e 500 le poesie sul ritratto diventano un grande fenomeno. Una poesia è quella scritta da Castiglione a proposito del ritratto che Raffaello gli ha fatto. Lui fa parlare la moglie, la giovane moglie Ippolita. Si lamenta perché il marito è lontano da lei, è nella Roma piena di vita, piena anche di tentazioni, diciamo, di Leone X, e allora cerca di trovare forte consolazione guardando il ritratto che Raffaello ha fatto. Questo ritratto sembra parlare. Quando Raffaello muore, il 6 aprile 1520, molti letterati scrivono in suo onore. Vorrei ricordare un Carme Latino di Castiglione in cui Raffaello viene paragonato ad Asclepio, l'antico dio della medicina che aveva fatto risorgere il corpo dilaniato di Ippolito. Quindi si era impadronito di una capacità che suscita l'invidia degli dèi. Castiglione paragona Asclepio a Raffaello, il quale stava per fare risorgere Roma antica. Il 6 aprile è il Venerdì Santo. Questo fa sì che la figura di Raffaello venga accostata alla figura di Cristo e con una scelta simbolicamente molto forte, uno dei grandi quadri che Raffaello stava dipingendo, quello della Trasfigurazione, viene messo accanto al suo corpo, al suo sepolcro. E c'è un passo bellissimo di Vasari in cui si dice che l'uno era morto e l'altro era vivo, cioè che questo grande quadro della Trasfigurazione era vivo. E questo era uno degli elogi che tradizionalmente venivano fatti per le opere di Raffaello, la sua capacità quasi magica di rendere vive, di rendere presenti appunto le cose che rappresentava.